queste comunità che succede nel mondo. Io voglio fare un saluto a tutti come presidente dell'associazione che ho organizzato e voglio ringraziare, anche se è inusuale, per primi quelli che sono i ragazzi dell'associazione che c'ero, perché loro, per primi più di me, si impegnano in queste manifestazioni che a quanto vedo, nonostante la nostra malafede, riescono sempre in maniera perfetta, grazie a partire dopo vi illustrerò. Ragazzi, ci tengo a premiarvi loro, io e tutti quelli che hanno partecipato, perché si impegnano in ogni modo. E sono stati facilitati grazie all'aiuto, all'apertura immensa del preside Scilora, che ha permesso veramente un po' di il secondo che saluto è il sindaco Mario Leonino, che ci aiuta e ci conduce. Parlo in ordine di posti e non di importanza, sei chiaro? Abbiamo il capo procuratore di Salerno, già capo di settore di Mato, Franco Roberto. Tanto con il professore Riccio, il cui curriculum è troppo lungo per rinunciarlo, quindi il professore Corrado Casanella lo conoscete benissimo perché ha visto il film, ha letto il libro e ha ispirato il programma. Un amico è troppo buono perché viene da Roma solo per parlare con noi, responsabile della pagina lui del Sole 24 ore, il mio compagno. Tommaso Solano, già senatore della consiglia provinciale, arriverà tra un attimo perché aveva un impegno istituzionale, ma verrà sicuramente. Non parlerò lungo, ma darò direttamente la parola a chi introdurrà tutto, qualcosa si è già percepito, o meglio molto, si è già percepito dalla mostra dei ragazzi, che voglio ringraziare i ragazzi che già hanno chiesto che hanno fatto tutto quello che vedete. Che ci tengo a precisare che è venuto a titolo completamente gratuito perdendo tempo, è importantissimo perché sono competitive di livello nazionale e internazionale che vengono a titolo gratuito estremamente per incontrare ragazzi. Il procuratore Franco Roberti, immaginate, essere stato capo di sotto armato e capo di Salerno ha veramente molto da fare, il professor Riccio non vi dico, il professore di più università, nonché Giovanni Fasenelli di Paola, ma che poi Guido anche e da Roma non hanno insomma che sono vicissimi. Quindi vi voglio ringraziare, passo direttamente la parola al sindaco e poi al padrone di casa, al signor Roma. Buonasera a tutti, io ringraziamento ai ragazzi che hanno avuto la volontà e la perspicacia per organizzare l'appuntamento di questa giornata. Ringraziamento ai ospiti che sono convenuti con noi questa sera. La qualità degli ospiti che l'ha già spiegata e non c'è da spiegare la felicità, l'unità, la facilità di quello che parte nostro. Ora, questa città è una città che più che un'attività del brigadiero si è vissuto un'attività che vive nel territorio della Roma. I nostri morti non sono stati morti politici da condizioni politiche, ma sono state un'interferenza della malavita organizzata rispetto alla politica. Domani c'è il 29° anniversario della morte di Pino Benvenuto, per cui consigliere comunale in questo territorio. Prima di lui nel 78 è morto Pasquale Cappuccio, ucciso dalla camera. Sono percorsi e situazioni che questo paese ha vissuto alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 che sono state molto particolari e hanno segnato la nostra vita, tanto che io dico che probabilmente la nostra generazione, la mia generazione che alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 che aveva 18 e 20 anni ha vissuto con grande passione questa, con grande condizione negativa questa vicissitudine. Però probabilmente quella è stata una molla che ci ha fatto cambiare verso
questo credo che sapevamo che ci ha fatto cambiare il nostro modo di affrontare il problema. La generazione che ha recuperato e ha dato una dignità a questo territorio, nel nostro paese, all'azione amministrativa, all'azione politica del nostro paese. La forza ideologica che c'è stata quella che si veramente raggiunge. Io ricordo che nel 78 la dicevo quando il mese di marzo la vedono arrivati il presidente Moro. E allora dicevo quella condizione mi ha assegnato penso quella generazione per quel fatto specifico perché era una condizione clamata, come è stata l'11 settembre del 2001 per la generazione vieta, dove c'erano dei disattuati che per noi erano intoccabili. Nel momento in cui veniva toccato questo attuale, probabilmente in questa discussione, qualsiasi condizione democratica del nostro paese. Quindi quella è stata probabilmente da parte nostra una situazione che ci ha fatto cambiare il testo di ragionamento rispetto alle brigate russe e quindi all'azione da utilizzare le brigate russe. Io ho un'esperienza personale, io ho vissuto, ho fatto il militare anche se non pensavo che ci fosse stato più 3 anni di 8 anni, dico, ero all'università e quindi avevo anticipato lei, ho fatto il militare e ti posso garantire che alla fine degli anni 70, la nostra preoccupazione, quando andavamo a fare la guardia, era quello che da un momento all'altro ci dovessero arrivare tutti i brigatisti a recuperare le armi dei militari, perché eravamo indifesi, inesperti, non preparati a certi tipi di situazioni, per cui eravamo, io ho fatto militare in Sardegna, ma quindi ero uno dei posti più terribili che ci dovessero essere, dove non andavamo a fare guardia alla casella, ma a fare guardia alla porteria. Dovendo fare guardia alla porteria eravamo più esposti per questo. Vi posso garantire che andavamo tutti i giorni a montare, vanno montavamo con un'attenzione che era particolare, perché sapevamo che loro sarebbero arrivati con decisione, con una determinazione per recuperare quello che poteva essere una condizione essenziale per loro, creata per loro in quel momento. Oggi penso che la nostra condizione politica sia tale che non abbiamo questa credine e questa forza da mettere in campo da parte del Sud. Tant'è che le brigate rosse che oggi operano le vediamo distanti, non le sentiamo, non ci danno una considerazione, una condizione negativa come ci hanno dato negli anni 70 e negli anni 80. Quella è stata probabilmente la molla che ha mosso tutti gli italiani per recuperare una identità e una volontà per portare avanti un ragionamento che fosse un ragionamento di tutti e di tutela dello Stato. E lo stesso coraggio, la stessa considerazione che noi ci aspettiamo a questi ragazzi perché la nostra terra non ritorna ad essere, come dicevamo prima con il dottore Roberti, quella che tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 ha portato a una tragedia e a una carne vicina del nostro territorio. Questo è il messaggio per quanto ci riguarda noi abbiamo tentato di trasmettere. Voi molto più di noi sicuramente sapete trasmettere e sapete passare ai nostri ragazzi. Grazie e buon lavoro.